gli ho spiegato che noi siamo stati commissariati fino al 2019 e che abbiamo trovato una sanità devastata. Abbiamo trovato ad Acropoli le stanze chiuse con le catene, questo ospedale a Rocca d'Aspia era destinato ad essere chiuso. Non perdiamo tempo con i farabutti, per cortesia. Presidente, le caratteristiche di questo ospedale di comunità, il più importante della regione Campania, lei è il primo ospedale di comunità che garantirà l'80% dei servizi ai nostri concittadini. Avremo anche una centrale operativa territoriale, cioè una sorta di pronto soccorso generale che segnalerà anche agli ospedali più grandi le emergenze sanitarie che dovessimo avere. Abbiamo in programma anche la realizzazione di una residenza sanitaria assistita per gli anziani, quindi avremo un'offerta davvero completa per il territorio. C'è da essere davvero orgogliosi, guardatelo, è un ospedale davvero di grandissima qualità. Meglio anche contro lo spopolamento, lei ha detto. Sicuramente, se non ci sono servizi di civiltà in un territorio, la gente prima o poi se ne va. E il principale servizio di civiltà è la tutela della salute. Avere un ospedale, avere serenità di vita, è un incentivo a rimanere nei territori, a lavorare. E cosa risponde a chi dice che questi ospedali di comunità sono inutili, sono degli sprechi? Cosa risponde? Ma perché date retta alle scemenze? Soprattutto la vigilia di campagna elettorale. L'Italia è ricca di stupidaggini. Voi ancora date retta a questi imbecilli.